Dichiaro aperte le manifestazioni per il 40° anniversario della fondazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Buonasera a tutti. Questa sera ho il compito e l'onore di portare i saluti a tutti voi, in particolare al Rettore, alle istituzioni presenti della mia città, della città di Scilla e ai miei personali. Questa è una formalità di rito, ma io credo che i pochi minuti che posso parlare li vorrei dedicare a quello che secondo me è importante questa sera e quello che può significare questo incontro, questa conferenza per il futuro della mia città sicuramente, ma con un po' di presunzione anche per l'Università Mediterranea. Perché dico questo? Perché io credo che lo sviluppo di questa città sotto l'aspetto non solo turistico che c'è già, ma sotto l'aspetto culturale soprattutto, può esplodere in positivo solo se c'è una grande sinergia tra l'amministrazione comunale di Scilla e l'Università di Reggio Calabria. Noi già abbiamo un rapporto costante con l'Università, basta pensare che questa sede, questo castello fondamentale per la nostra città, che è il fiore all'occhiello di Scilla, in questo momento, ormai da tanti anni, lo condividiamo con l'Università di Reggio Calabria. Però molte volte sia l'amministrazione comunale di Scilla e sia l'Università di Reggio Calabria non hanno inteso svilupparlo nel modo che bisognava secondo me farlo. Siamo qua anche per questo ovviamente, per sentire soprattutto la relazione del Rettore, ma per far ripartire da questa sera con l'Università di Reggio Calabria un rapporto migliore di quello che è stato fino adesso e che possa portare dei risultati importanti per tutti noi. Noi riteniamo e pensiamo che questo percorso, che deve puntare molto lontano, ma che deve ottenere dei risultati immediati, nel breve tempo, perché il grande lavoro che noi stiamo facendo nella nostra città per rilanciarla dal punto di vista turistico e incamminarci verso un ruolo importante nell'ambito turistico dell'intera Calabria, occorre mettere l'ultimo tassello, che è quello dello sviluppo culturale di questa città, che probabilmente è molto più difficile
dello sviluppo turistico, perché noi dobbiamo mettere poco, perché Scilla è troppo bella e quindi basta impegnarsi per fruire della bellezza naturale che abbiamo e per svilupparla dal punto di vista turistico, con attività ovviamente costanti per migliorarla sempre di più. È molto più difficile sotto l'aspetto culturale. Io qua stasera vedo tanta gente, tutte persone sicuramente impegnate culturalmente, ma è difficile se si fanno delle manifestazioni, se si riesce a trasmettere l'importanza della cultura e dello sviluppo della cultura in questo territorio, fa crescere ovviamente anche il territorio e le persone che ci vivono, e probabilmente l'approccio nei confronti esterni del turismo sicuramente non possono che migliorare. La relazione di stasera, guarda caso, del professore è legata al mito, ovviamente non sta a me spiegare quello che dirà, ma colgo l'occasione per dire che in sintonia con questo percorso che dicevo prima, noi stiamo lavorando per migliorare il nostro rapporto con la mitologia. Perché? Perché tutti sanno che cos'è Scilla, che cos'è stata nella mitologia, ma noi, tutti noi e quelli anche che ci hanno preceduto, non sono riusciti a comprendere che probabilmente bisognava fare di più in questa direzione. Perché molte volte in tanti paesi dove non hanno questa storia mitologica si inventano la qualunque per sviluppare cose che probabilmente nemmeno hanno mai avuto. Invece noi abbiamo questa storia e quindi dobbiamo sfruttarla al massimo. Tant'è vero che da subito abbiamo visto bene, abbiamo partecipato a un bando del Ministero della Cultura e siamo arrivati terzi su 140 partecipanti, e il bando era Scilla, bella oltre il mito. È un bando che riguarda lo sviluppo mitologico del paese, non sto qua a raccontarlo, un percorso anche che porta poi alla fine nello scoglio di Ulisse con una grande statua che rappresenta le sirene e poi tante altre cose inerente a questo percorso culturale, anche con delle manifestazioni per rivisitare quello che era la commedia della mitologia e tante altre cose. In questa direzione abbiamo ritenuto già da subito, e cogliamo l'occasione questa sera per far diventare la partenza di questo percorso. Infatti dal 25 al 29 agosto faremo il Festival della Mitologia con tante iniziative, cercando di ricreare quella che era l'atmosfera della mitologia nello stesso posto dove si dice che Ulisse passò e dove c'erano le sirene. È un impegno importante, è il primo, speriamo di fare bene. Volevo dirlo anche come pubblicità per la mia città, per invitarvi tutti a partecipare quei giorni a queste manifestazioni sulla mitologia. In primis ovviamente il signor Rettore. Io penso che può bastare così, cedo la parola al rappresentante della città metropolitana. Grazie. Buonasera a tutti, gentilissime signore, gentili signori, signor sindaco, egregi, eccellentissimi rettori, è un grande onore stasera per me rappresentare la città metropolitana nella cerimonia di apertura delle celebrazioni del quarantennale di questa nobile istituzione accademica. Lo faccio con altrettanto piacere. Credo che non ci potesse essere migliore cornice per avviare questo percorso, e non ci potesse essere migliore cornice, consentitemi di porgere gli auguri, rinnovare gli auguri al professore Zimbalatti, rinnovare gli auguri all'intera università, ringraziare da cittadino, prima che ancora che da rappresentante dell'istituzione, il professore Costabile per come ha condotto
in questo frangente non certamente difficile, come ha condotto in maniera sapiente e sicura l'università a quelle che sono state poi il momento che ha sancito l'elezione del rettore, quindi un momento dove se ce ne fosse stato bisogno si è dimostrata la solidità e la forza e la qualità di questo nostro preziosa espressione dei saperi e dell'Accademia dell'Università Mediterranea. I dati che nelle ultime settimane ci hanno dato anche il piacere di registrare nel panorama non solo locale ma nazionale il dato del balzo in avanti sul rapporto Censis, che ha segnato un balzo importante che testimonia la qualità dell'offerta formativa, ma non solo, dei servizi, l'attenzione, il sistema universitario, un sistema universitario che funziona e funziona anche e soprattutto nello sbocco occupazionale, quindi che è quello poi che deve essere anche in rapporto, in interazione, come diceva il sindaco, con le istituzioni. Istituzioni che devono avere la capacità di interagire, la città metropolitana che sta iniziando dopo un percorso anche di strutturazione istituzionale, un ente che si sta via via, sta costruendo anche non solo relazioni, sta costruendo un assetto istituzionale ancora non completo e non compiuto, ma che vedrà uno dei punti cruciali, il rapporto col sistema accademico, il rapporto con l'università, un rapporto col territorio rivolto a creare tutte quelle sinergie necessarie per cambiare verso e per dare una prospettiva alla nostra comunità e soprattutto per scommettere e quindi anche sognare, e qui il sogno si sposa anche col tema della serata che è legato alla mitologia, al mito, ma si sposa anche con una prospettiva sulla quale dobbiamo avere la capacità di creare sistema. Ecco, questo è l'auspicio che voglio fare, non voglio aggiungere altro, ma sono convinto che l'università ha un grande futuro davanti, ha una grandissima qualità nel suo corpo docente, in tutte le sue espressioni, e sono altrettanto convinto che riusciremo a esprimere la migliore sinergia. Ecco, questo è l'augurio che faccio al professore Zimbalatti, rinnovo al professore Costabile, a tutti voi, e certamente bene ha fatto il sindaco a volere scommettere anche su quello che è stata la parte conosciuta, nota, ma che deve essere altrettanto ben valorizzata quello che è l'essenza di Scilla, legata alla mitologia, legata quindi a una prospettiva che certamente può dare una grande, dei grandi risultati per questa comunità, ma anche per l'intero territorio metropolitano. Auguri e grazie a tutti. Un famoso meridionalista lucano, Giustino Fortunato, ebbe a dire nei primi decenni del XX secolo che la Calabria sarebbe stata compiuta se avesse avuto una opera del Mattia Preti esposta in un proprio museo e se avesse avuto un laureato calabrese presso un'università calabrese. Ebbene, questi due auspici di Giustino Fortunato, che morì nel 1932, quindi parliamo degli anni 20, si realizzarono quasi contemporaneamente, perché proprio nel 1972 l'allora ministro per l'istruzione Misasi acquistò e regalò una tela di Mattia Preti, il ritorno del figlio al prodigo,
al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove fu in esposizione per alcuni decenni per poi essere trasferita nella Pinacoteca comunale. E negli stessi anni, proprio a distanza di pochi mesi, si laureavano i primi due giovani calabresi presso l'allora, quasi neonato ovviamente, Istituto di Architettura, ed erano, di uno ricordo il nome perché un caro collega era Renato Lagana, l'altro purtroppo non me lo ricordo, per cui questi due auspici di Giustino Fortunato si realizzarono quasi contemporaneamente. E non è un caso, diciamo, che quindi oggi il professor Costabile, rettore facente funzioni, abbia avuto questa grande sensibilità di celebrare il 40° anno di fondazione della nostra università, perché è molto importante percepire, avere la consapevolezza del ruolo che un'università ha per un territorio. E per dire, per dimostrare, per attestare questo, mi riferisco ad una bellissima Lectio Magistralis tenuta da un nostro laureato honoris causa, il professor Stefano Paleari, il quale qualche anno fa, proprio nell'Aula Magna del nostro Ateneo, ebbe a dire, riferendo di studi scientifici condotti un po' in tutta Europa, che il ruolo delle università sui territori era assolutamente assimilabile al ruolo che l'introduzione degli orologi nelle piazze cittadine ebbe nel periodo dello sviluppo economico, dello sviluppo industriale, perché con gli orologi ovviamente nelle piazze cominciò a essere organizzato il lavoro, ad avere una logica razionale tutta l'attività produttiva. E quindi con questa, secondo me, illuminata, con questo illuminato accostamento, definì appunto, come meglio non poteva, l'importanza delle università sul territorio. La nostra università è considerata dalle statistiche nazionali una piccola università, è considerata una piccola università, ma non per questo, e non certamente perché ne facciamo parte noi, può essere considerata di piccola importanza, anzi tutt'altro, probabilmente più piccole e modeste e ridotte anche nelle dimensioni sono le realtà, probabilmente più importante il ruolo dell'università. Ed ecco perché io sono, ripeto, molto grato al professor Costabile, ovviamente al sindaco di Scilla per averci ospitato, al consigliere Giordano della città metropolitana, per aver dato la possibilità di evidenziare i nostri 40 anni. 40 anni che sono stati, se vogliamo, oltre che importanti, anche molto, molto intensi, perché si iniziò con una facoltà, quella di architettura, che rimane ancora nell'immaginario collettivo, l'Università di Reggio, viene spesso identificata come l'architettura. Architettura che poi si arricchì di, ricordiamo, agraria, ingegneria, giurisprudenza, medicina e farmacia, che subirono poi una divisione territoriale negli anni, intorno agli anni 90, medicina e giurisprudenza furono trasferite, furono localizzate definitivamente a Catanzaro, quindi nacque l'Università della Magna Grecia, per poi avere un graditissimo ritorno di giurisprudenza a Reggio Calabria. Se non ci fosse stato questo ritorno, non avremmo avuto il professor Costabile all'Università di Reggio Calabria e con lui tanti altri colleghi. Per cui questo, questo movimento universitario è senza dubbio un elemento che ha cambiato il volto della nostra Calabria, e in particolare la nostra università in questi decenni, pochi ma significativi, si è consolidata non solo a livello strutturale ma anche a livello di offerta formativa. Si diceva, partiti da architettura, pochi corsi di laurea, oggi i corsi di laurea sono 24, c'è un'attività formativa di buon livello, sicuramente completa di
percorsi di alta formazione, ovviamente abbinati ad un'attività di ricerca molto molto intensa. Sono circa 5.000 i nostri studenti che annualmente frequentano la nostra università, circa 1.000-1.200 sono le matricole. Per un territorio piccolo come il nostro, io penso che il numero sia molto significativo. Non è più immaginabile, ovviamente, ma se si prova ad immaginare la nostra città, il nostro territorio, senza la nostra università, penso che l'impatto anche nella nostra immaginazione sia molto cruento. Per cui ormai penso di poter dire che realmente la presenza dell'università in questo territorio è una presenza molto, molto significativa e molto importante. Penso che il mio tempo sia finito. Sindaco, mediamente quanto durano? Vabbè, ma penso che si senta uguale. Io, ecco, non mi voglio dilungare, ovviamente. Voglio solo ringraziare nuovamente tutti voi intervenuti a questa nostra celebrazione. Ricordo che questa è la prima di una serie di celebrazioni, ce ne sarà una seconda a Locri il 9 giugno, il 9 agosto e poi ancora l'11, se non sbaglio, a Gerace, il professor Costabile, insomma. E quindi, visto che è un periodo estivo, tutto sommato, ci si può permettere anche il lusso di muoversi per ascoltare le relazioni del professor Costabile, al quale restituisco immediatamente la parola, augurando a tutti una buonissima serata e un buonissimo ascolto della relazione sua. A Roma i consoli erano due ed erano i capi dello Stato. Era una diarchia e durava un anno. Noi abbiamo avuto, per un caso imprevedibile, l'occasione di ripetere in piccolo, sia nel tempo che nella dimensione, questa esperienza, perché fin da quando il 21 aprile, che è la data di fondazione di Roma, il professore Zimbalatti rimase l'unica autorità, all'epoca come direttore generale dell'Università di Reggio Calabria, fino al 5 maggio, data della morte di Napoleone, in cui io mi insediai, noi abbiamo iniziato a collaborare subito con una sintonia assoluta che augurerei a molte coppie di coniugi. E abbiamo proseguito anche dopo, salvo la breve parentesi in cui il professore Zimbalatti si è dimesso per candidarsi. Quello è un periodo in cui, per motivi di correttezza, io non ho più fatto ricorso a lui ed è stato un periodo pesante per me. Però, non appena è stato eletto, abbiamo ripreso questo governo doppio che grava, sotto l'aspetto strettamente quantitativo, per il 90% su Zimbalatti e il 10% su di me, ma questa è la valutazione quantitativa, perché il 10% di cui mi occupo io spero di non trasmetterlo al professore Zimbalatti come pesantissima eredità che è mio intento di liquidare nel mese venturo. Spero che il Ministero lo insedi il primo settembre, quindi ormai siamo alle porte, però ripeto, è sicuramente una diarchia sotto questo aspetto. E poi, come ha detto tante volte anche in campagna elettorale il professore Zimbalatti, adesso le decisioni vengono prese negli organi collegiali e non al di fuori. Prova ne sia che una mia proposta è stata bocciata e un'altra è passata a maggioranza. E l'altra sintonia, questa veramente storica, è fra l'università e il comune
discilla, come già il sindaco ha ricordato, perché i precedenti non erano quelli della immediata comunicazione che fra noi c'è stata, e non posso, diciamo, negare che un ruolo essenziale in un rapporto e di una comunicazione così immediata è stato dovuto al fatto che condividiamo una persona nelle nostre attività lavorative. La dottoressa Daniela Streva, che è la segretaria del rettorato, lo era prima e io ovviamente l'ho ereditata molto volentieri, e che è discilla e che è la prima che mi ha parlato del problema Castello, che così adesso va a soluzione. E vorrei ricordare un grande merito di una persona che ho incontrato una sola volta, ma non sarà l'ultima, ed è il direttore regionale del Demanio dello Stato, il dottor Vittorio Vannini, un toscano di Arezzo, un signore all'antica che sembra uscito dal XIX secolo, che ha un altissimo e rarissimo di questi tempi senso dello Stato e che ha detto: noi siamo un ente pubblico e non possiamo come demanio dello Stato non tener conto delle esigenze degli enti locali, che sono enti pubblici anche se non statali, e dell'università, a cui stiamo rinnovando sta per rinnovare la concessione dell'uso del castello. Io, dato che oggi non è presente, intendo ringraziarlo nella persona del suo rappresentante, il dottor Daniele Condello, e però lo dico anche al professore Zimbalatti: il mio ultimo atto da rettore, quando si inserirà il professore Zimbalatti, sarà quello di concedere alcune onorificenze tipiche della nostra università alle istituzioni che in questo momento molto difficile mi sono state costantemente all'unanimità a fianco contro vari fenomeni che non sono solo quelli finora noti della criminalità, perché ne abbiamo scoperti altri. E il professore, il dottore Vannini sarà sicuramente uno di questi, perché è una figura istituzionale che rappresenta già nell'immagine uno Stato che non sempre esiste e non sempre è presente. Ma lo Stato non è un'entità astratta, lo Stato siamo noi quando svolgiamo una funzione pubblica. Desidero poi, in questa stessa ottica di riconoscimento e partecipazione, ringraziare per la sua presenza l'ammiraglio Andrea Agostinelli, che è il presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, e in rappresentanza del questore il vicequestore dottoressa Concetta Gangemi, che avevo già conosciuto. La scelta ovviamente di aprire a Scilla le manifestazioni è legata anche al fatto che io avevo, diciamo, un'idea scientifica che riguardava questo colossale gruppo che ora potreste mandare in onda al posto della mia immagine, e che arriva a circa 8 metri d'altezza, che il mio collega, benché ingegnere, professor De Capua, ha visto a Sperlonga, forse uno dei pochi o il solo oltre me che ha visto questo gruppo straordinario, che è stato ricostruito da circa 1 milione di frammenti. Sperlonga è una località del litorale tirrenico, a metà strada esattamente fra Napoli e Roma, dove c'era un pretorium, una villa dell'imperatore Tiberio con tutta la scorta armata dei pretoriani, e una grandissima grotta al centro, entro la quale entrava il mare, la vedremo, entro la quale c'era il triclinio per i pranzi imperiali, e la grotta era decorata con le imprese di Ulisse e degli Argonauti. L'uso della grotta è durato fino al IV secolo d.C. In età cristiana, il fanatismo cristiano ha fatto a pezzi questi straordinari monumenti, in cui i cristiani riconoscevano dei demoni. Fra l'altro bisogna dire che anche i pagani vi riconoscevano dei demoni, perché Scilla era un demone in questo senso. E un puzzle gigantesco, quando non esisteva il computer, fu fatto
da un grande archeologo che oggi ha 93 anni ottimamente portati, il professor Bernard Andrea, a cui sono legato da un'antica amicizia, che ha ricostruito tutti i gruppi marmorei della grotta, di cui quello di Scilla è solo uno, come adesso andiamo a vedere. Un'opera colossale che ha avuto una sanzione nella mostra del 1997 al Palazzo delle Esposizioni di Roma in Via Nazionale, alla quale io ho dato un pezzo che possedevo che non riuscivano a trovare, un calco proprio del busto di Scilla che potete trovare esposto nella mostra che c'è qui dietro, insieme alla testa di Ulisse e alla testa del timoniere che viene afferrato da Scilla, timoniere della nave. Sono calchi della fondazione dell'acciaio Fontissen, che ha finanziato la mostra e ha finanziato soprattutto la colossale ricostruzione. Nel museo di Sperlonga si vedono sia i frammenti nella loro ricostruzione così come sono mutili, che poi la ricostruzione complessiva. E all'epoca, quando io prestai questo pezzo, nell'andar via mi dissero: professore, se lei si vuole prendere questi pezzi glieli diamo, perché ci costa di più portarceli a Berlino che lasciarli a lei. E io me li presi subito e ora li ho portati per la prima volta per una fruizione pubblica, e qui incomincia l'avventura che vi invito a seguirmi, a seguire. Chi era Scilla? Qui forse non è il caso di dirlo proprio in questa città, però non siete tutti di Scilla, quindi in ogni caso una rievocazione del mito la farò. Era una bellissima donna che era concupita da un giovane molto simpatico, comunicativo, glauco, dagli occhi azzurri, che anche in questo somigliava al professore Giuseppe Zimbalatti, che aveva un grandissimo successo di comunicazione con le donne. Potete vedere lì un quadro in cui si vede appunto Glauco, che però ha, al contrario di Zimbalatti, la parte inferiore del corpo terminante a coda di pesce, perché siccome la ninfa Scilla se ne fregava di lui, come spesso accade in questi casi, si rivolse alla maga Circe perché le facesse un filtro d'amore. E la maga Circe, inferocita del fatto di non essere appetita lei dal bel Glauco, il filtro d'amore glielo fece, ma glielo fece in modo che la povera Scilla si trasformò dal pube in giù in una mostruosa divinità con appendici di cani ringhianti e sbrananti i naviganti, restando invece stupendamente bella dal pube in su. E lì vedete appunto questo tritone, e la somiglianza è un quadro del 600, questo tritone che Glauco, guardate, osservate bene il volto, la somiglianza fisionomica col professore Zimbalatti, sembra proprio lui, e in una stampa del 500 invece si vede sempre lui con le mani alzate, che sta per avvicinarsi a Scilla, che col filtro magico vede trasformare le sue gambe in cani ringhianti. Ora, questo mito, che vedremo si incrocia con quello di Ulisse e non solo, ha avuto una straordinaria fortuna nella storia dell'umanità fino ai nostri giorni. E la ragione è che probabilmente qui i greci hanno colto un punto non molto lodevole, lo dico da uomo, dell'immaginario collettivo maschile, una sorta di timore sessuale della parte più femminile del corpo, che viene trasformata per l'appunto in una cosa mostruosa, lasciando invece tutta la bellezza intatta dall'ombelico in su a questa ninfa. Lì vediamo delle rappresentazioni dei media moderni, quelli che usano i miei studenti, che dimostrano la perdurante fumettistica popolarità di questo mito. Come disse il direttore del demanio regionale dello Stato, Scilla la conoscono in tutto il mondo. E si riferiva sia alla cittadina che al mito. Vediamo come
però questo mito si incrocia con la grotta dell'imperatore Tiberio a Sperlonga. In questa grotta vi è, oltre che la celeberrima testa di Ulisse che vedete esposta in calco e che qui è raffigurata in fotografia, vi è anche una cosa che è quasi sfuggita all'attenzione della ricerca scientifica. Sulla sinistra si vede un vaso del IV secolo avanti Cristo che raffigura Giasone e il vello d'oro, che era una pelle di pecora, però d'oro anziché di materia organica, che nelle sue imprese Giasone, dopo aver raggiunto la Colchide con una nave che si chiamava Argo e con gli Argonauti, cioè i suoi compagni di viaggio, riuscì a prendere facendo distrarre il pitone che la sorvegliava, e Arianna fu colei che, diciamo, distrasse per un momento il pitone al momento opportuno. Ora, nel mito antico, nelle loro peripezie nel Mediterraneo, gli Argonauti con la nave Argo, durante questa impresa, arrivarono anch'essi a Scilla. E nella grotta di Tiberio a Sperlonga non c'è solo il gruppo di Scilla, c'è la nave Argo rappresentata. Questo è un fatto che non è stato adeguatamente valutato, perché il ruolo di Scilla nella grotta di Tiberio a Sperlonga non si limita a Ulisse, ma investe anche le imprese di Giasone. Vediamo questa grotta. Qui c'è una statua antica che raffigura Tiberio, secondo degli imperatori romani, dopo Augusto, o terzo, secondo Svetonio, che giustamente considerava il primo degli imperatori, Cesare, Giulio Cesare, che ha dato il nome anche agli imperatori romani, che si chiamavano Cesari, e anche allo zar e al Kaiser tedesco. Per lui sarebbe il terzo, ma noi nel nostro insegnamento lo consideriamo il secondo. Poi gli americani si sono divertiti a trovare uno che gli somiglia effettivamente non poco, lo vediamo lì giù. Invece a sinistra si vede questa, che è solo una piccola parte della villa imperiale di Tiberio, che Tiberio cessò di usare nell'anno 26 d.C. Si vede davanti una struttura e poi la grotta vera e propria. Le persone vi danno la dimensione della grandezza. E qui vediamo una ricostruzione della grotta con una struttura, quella del triclinio imperiale lì di fronte, che abbiamo visto prima. Ecco, è questa in primo piano, e qui la vedete ricostruita. E poi una planimetria in cui si riconosce la grotta, che ha una sistemazione circolare al suo interno, ma degli anfratti dove si collocano un gruppo di Ulisse e Polifemo e altre decorazioni, mentre al centro sorge come dal mare Scilla, che devasta e attacca la nave di Odisseo che attraversava lo stretto di Messina dopo avere accecato Polifemo vicino Taormina. Ecco qui un'altra visione. Guardate che a destra al centro c'è Scilla, si vede in fondo una grotta, un anfratto in cui c'è il gruppo di Polifemo. Invece, entrando sulla destra, c'è il ratto del Palladio da parte di Ulisse, cioè l'asportazione della statua di Palla di Atene da Troia, che impediva con la sua presenza divina la presa della città da parte dei greci. Ulisse la ruba e la porta via, il rapimento del Palladio, e questa è una scena raffigurata sulla destra. Sulla sinistra invece lo vedremo, c'è Ulisse che trascina il corpo di Achille dopo che è stato ucciso col famoso tallone da Paride con una freccia. Non si vede, ma subito dopo, sulla sinistra della grotta, c'è scolpita la prua della nave Argo.
questa è la visione interna della grotta, che è un luogo meraviglioso. Fra l'altro, non so, quando ci sono andato io, ancora non stavano, parliamo di 30 anni fa, ancora stavano sistemando i calchi. Non so se ora, tu quando l'hai vista? Non ci sono, e dovrebbero ricollocarli, sono nel museo. Sì. Questo è il triclinio imperiale. Nel 26 d.C. accadde un fatto molto importante per la storia politica di Roma. E in questo triclinio ci potevano mangiare poche persone, quattro, ma una era l'imperatore. Mentre si trovava lì col prefetto del pretorio, che era il capo, il prefetto della guardia di pretoriani addetta alla sicurezza personale dell'imperatore, crollò un masso della volta. E istintivamente il prefetto del pretorio, che era Seiano, si buttò sull'imperatore per proteggerlo col suo corpo. Tiberio aveva avuto una vicenda umana molto singolare. Non era figlio di Augusto, ma era cresciuto con Augusto, perché la madre, che lo aveva bambino di 3 anni, era stata concupita dal futuro Augusto, che ancora si chiamava Caio Giulio Cesare Ottaviano, e con il pieno consenso del marito, che era Claudio Domizio Enobarbo, si era sposata con Ottaviano mentre era incinta, ovviamente incinta del marito. Aspettava Druso, il fratellino di Tiberio. Poi Claudio Domizio Enobarbo poco dopo era morto, e quindi Livia si prese il bambino che stava col padre, come usavano i romani, e se lo portò a casa di Augusto, che non lo adottò, lo adottò poco prima della morte, però se lo crebbe lì. E ci è arrivata notizia che i romani sghignazzavano quando il bambino, vedendo che la mamma mangiava sul triclinio con uno che non era il padre, chiedeva: ma perché mangia con quello? Papà dov'è? E Tiberio ebbe sempre un rapporto strano, come si può capire, con questo patrigno di cui proseguì la politica, che rispettava, ma che è difficile credere che abbia amato. Era un uomo che aveva problemi di questo genere legati a questa origine. E poi, repubblicano di tradizione, assolutamente contrario sentimentalmente all'autocrazia imperiale che Augusto aveva costruito per reggere l'impero che la Repubblica aveva devastato con la sua corruzione, lui cercava in tutti i modi di collaborare con i senatori, di riportare la democrazia senatoria a Roma, ma invano. Il potere ormai era ineluttabile, la forma dell'impero era l'unica che si adattava a un governo mondiale che andava da Londra fino ad Ankara. E quindi si trovò a dover reprimere congiure anche familiari dei suoi più stretti parenti, condannandoli a morte, quasi contro la sua volontà. Era un uomo tormentato che non si fidava di nessuno. Quando vide che il prefetto del pretorio rischiò la vita per proteggerlo, si fidò ciecamente di lui. A Roma non ci tornava da anni, governava da lontano, come faccio io con la telematica, e firmo da remoto i decreti, e lui aveva inventato qualcosa di simile. Era un uomo molto intelligente, un sistema di alfabeto Morse che con gli specchi e di notte con i fuochi trasmetteva gli ordini a Roma, e lui vagava nella Campania, nel Lazio, fino a quando, appunto, a seguito del crollo di questa grotta, decise di andarsene. Lasciò il governo di Roma a Seiano, prefetto del pretorio, e si ritirò a Capri, dove costruì quella che c'è ancora, la villa Iovis, la villa di Giove, ma è la villa dell'imperatore Tiberio, su uno strapiombo enorme. Una villa che era ritenuta dai romani una villa monastica, austera. Se andate a vederla, noi non la giudichiamo così, ma bisogna
entrare nella dimensione mentale e architettonica dei romani. Le ville romane che si sono trovate a Ercolano non sono di imperatori, ma di consoli, sono straordinariamente lussuose. Questa invece è una villa arroccata, per quanto ci possa sembrare gigantesca e monumentale, su un dirupo. E Tacito descrive, nell'evocare l'eruzione del Vesuvio che sconvolse quei luoghi e la bellezza della baia di Napoli, e descrive la natura psicologica di Tiberio. E questo ve lo dico perché tutto il programma scultoreo è stato interpretato a seguito e in chiave, in funzione di questo atteggiamento psicologico dell'imperatore nei confronti del suo predecessore e alla fine padre adottivo. Questa è la ricostruzione molto fedele della villa di Tiberio Asperlonga. Si vede la parte della grotta, che quindi era solo una parte in cui d'estate l'imperatore andava a pigliare il fresco, perché mangiando lì in mezzo al mare non soffriva la calura. Questa è una immagine di Bernard André, che come vi dicevo è colui che ha ricostruito la grotta. Vedete che a sinistra c'è il gruppo di Scilla e Ulisse, a destra il rapimento del Palladio e in fondo si vede Polifemo. Qui la vediamo ancora meglio. Guardate che in alto c'è una statua che è stata ricollocata in copia dalla Guardia di Finanza con un elicottero per iniziativa appunto del professor Andrei, quando era direttore dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma nel 1990, credo, sì. E stava lì, quella è la statua di Ganimede. Ganimede era un giovane che fu concupito da Giove o Zeus. Era il coppiere che serviva a tavola a Zeus. I greci praticavano non solo l'omosessualità, anzi, praticavano la pederastia come istituzione educativa dello Stato. Nulla più di questo può dimostrare la relatività della morale. I ragazzini venivano dal momento della pubertà fino al 17° anno, lo dico fra virgolette, educati alla pederastia, che era passiva, ma anche all'arte musicale. Il maestro insegnava tutto, il sesso faceva parte di questo insegnamento e per il ragazzino era passivo. In più c'era la musica, l'arte militare, la ginnastica e via dicendo. Quindi nella loro ottica una formazione completa. A noi sembra strano, ma al 17° anno, con l'efebia, la maggiore età, quello che prima era una istituzione dello Stato, una istituzione educativa, diventava crimine perseguibile con la pena di morte. L'uomo poteva avere sempre un'omosessualità attiva, che non era considerata omosessualità, aveva una concezione, per così dire, violenta e di stupro del sesso, e quindi questo era consentito, ma non era assolutamente consentito, era perseguita con la pena di morte, l'omosessualità passiva. Ganimede era un ragazzino concupito da Giove in quest'ottica. I romani avevano qualche variante, nel senso che non avevano la pederastia assolutamente come istituzione educativa dello Stato, ma ammettevano tranquillamente quella che per noi sarebbe la omosessualità attiva, ma non nei confronti dei romani, quindi degli stranieri o degli scavi. Dei romani no, perché i romani dovevano dominare e quindi l'omosessualità passiva non era loro consentita mai. In questo mondo noi ci troviamo Ganimede rapito da Giove, che si trasformò in aquila e se lo portò sull'Olimpo e poi ne fece sia il suo amante che il suo coppiere a tavola, che viene rappresentato sopra la grotta dove sta l'imperatore. Ma Ganimede è anche il nunzio di Giove, che lo manda sulla terra a esprimere la sua volontà. Nell'interpretazione che ha dato Bernard André, è il nunzio che annunzia a Tiberio che contro la volontà di Augusto lui sarà il suo successore. Perché Augusto voleva un successore del suo sangue, ma fu sfortunato, gli morirono tutti. E in questo tutti i romani videro un segno del destino. Alla fine si dovette arrendere e stava per morire quasi di vecchiaia e adottò
Tiberio, che fu il suo successore, ma era figlio della moglie, non era figlio suo. E a quel punto Tiberio cambiò nome. Ora qui, indubbiamente, il motivo principale della decorazione sono le imprese di Ulisse. Ulisse è un personaggio di straordinaria popolarità nel mondo greco-romano e ancora oggi ammirato ed esempio umano dell'intelligenza, dell'intraprendenza, del coraggio, dell'avventura, della scoperta. Ha tutte queste virtù insieme. E qui lo vediamo rappresentato al centro, che costituisce solo il momento culminante della sua complessa avventura dopo la fine della guerra di Troia, quando tenta per 10 anni di tornare ad Itaca, avversato dal dio del mare Posidone o Nettuno. Ecco, qui vedete a destra la ricostruzione e a sinistra quello che veramente resta, con la testa splendida del timoniere afferrato da Scilla per i capelli, che potete vedere nel calco che si trova qui. Mentre dietro, nella grotta, che è una grotta dentro la grotta, c'è il gruppo di Polifemo. La testa di Ulisse che vedete fa parte del gruppo di Polifemo, che ebro di vino viene accecato da Ulisse e dai suoi compagni. Guardate bene questa testa straordinaria che appartiene al primo secolo dopo Cristo ed è copia di un originale bronzo. Tutti questi gruppi erano gruppi bronzei che si trovavano a Rodi e che furono copiati con grande virtuosismo da scultori greci di età romana. Ne conosciamo, come vedremo, i nomi, erano 3. E questo invece è il corpo di un morto che viene trascinato in un gruppo statuario chiamato dagli storici dell'arte del Pasquino. Qui si vede il gruppo di Pasquino a Roma, che prende nome dal fatto che un certo Pasquino, sotto il regno dei papi, nello Stato Pontificio, scriveva sul malgoverno della Chiesa e poi successivamente del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, le cosiddette pasquinate, poesie contro il malgoverno. Ma si tratta di un gruppo antico che rappresentava un guerriero che trascina un cadavere per sottrarlo allo scempio dei nemici. Normalmente questo gruppo viene identificato con Menelao, che sottrae ai troiani Patroclo, il compagno e amante di Ulisse, che era stato ucciso, di Achille, che era stato ucciso in battaglia. Però a Sperlonga c'è una variante che si vede subito. Il piede sinistro è completamente disarticolato, non è il piede di Patroclo. C'è un solo eroe greco che da morto ha il piede disarticolato ed è Achille, che fu ucciso da Paride con una freccia nel suo famoso tallone, perché la madre l'aveva reso invulnerabile, ma tenendolo per un tallone mentre lo immergeva nell'acqua miracolosa. Per cui quel tallone era l'unico punto in cui Achille non era invulnerabile, e fu lì che Paride lo colpì uccidendolo. Quindi il corpo, che qui c'è una variante dell'iconografia che è usuale per gli antichi, un'iconografia celebre viene piegata a un nuovo motivo. Quindi non abbiamo più Menelao e Patroclo, ma con questa piccola variante tutti capivano che si trattava di una scena famosa nel ciclo mitologico, e Ulisse che trascina il corpo di Achille per evitare che ne facciano scempio i nemici. Quindi un'altra impresa di Ulisse raffigurata nella grotta di Sperlonga. Questo invece è la statua di Atena e la mano di Ulisse che l'ha rapita dal tempio, di modo che non protegga più la città, che verrà infatti conquistata dai greci. E sopra ecco la statua di Ganimede con l'aquila di Zeus o Giove, che lo ghermisce per portarlo
sull'Olimpo, quella è la testa, e il mito ve l'ho già raccontato. Ora, queste sculture hanno la firma, ed è la stessa che si ritrova in un'altra statua, che ora è ai Musei Vaticani, il Laocoonte. E sono tre greci, Agesandro, Atenodoro, o meglio, la forma dorica, Atanadoro e Apollodoro. Sono nominati anche da Plinio nella Storia Naturale, da Plinio il Vecchio, il naturalista. Guardate la testa di Ulisse e la testa di Laocoonte, e appartengono alla stessa scuola rodia, che è una scuola di età ellenistico-romana, che copia grandi capolavori in bronzo della statuaria di Pergamo e di Rodi. Abbiamo dunque qui un committente di prima misura, che è un imperatore. Non tutti sono d'accordo sul fatto che questo imperatore committente di questi gruppi sia Tiberio. Secondo Andrea, Tiberio, che pretendeva di discendere da Ulisse, contrappone questa discendenza della sua famiglia di appartenenza, i Claudi, a quella dei Giuli, a cui appartenevano sia Giulio Cesare che Augusto, che si ritenevano discendenti di Venere, che era la madre di Enea, il principe troiano, che dà luogo al poema dell'Eneide e che tutti, diciamo, dovremmo avere nella nostra memoria, almeno scolastica. Quindi, secondo André, qui c'è una sorta di polemica garbata e sopita, ma polemica, dell'imperatore Claudio, adottato dai Giuli, che ha vissuto l'esperienza che vi ho detto fin da bambino, e che ora celebra le imprese di un grande eroe, che tutto sommato è più grande di Enea ancora oggi, Ulisse, per contrapporlo all'imperatore che lo ha preceduto, ma diciamo in forma diplomatica. Ecco, questa è l'interpretazione che dà Andrei, che può essere vera, ma che non è accolta da tutti. Quello che invece è indubitabile è che Andrei ha ricostruito da un milione di pezzi tutti questi gruppi scultorei, ha fatto un'opera straordinaria, al di là dell'interpretazione che ne possiamo dare. E questo è il punto di cui mi occupo specificamente. All'ingresso della grotta c'è anche questa cosa che sembra decontestualizzata: la prua della nave Argo, scolpita nella roccia e poi scritto a mosaico Navis Argo PH, un'abbreviazione. André, che è anche un uomo di straordinaria cultura della letteratura latina, non è solo archeologo, ha trovato un passo di Ovidio che descrive la nave Argo come Puppis Emonia, che vuol dire la poppa della nave, costruita con il legno del monte Emon, che è un monte della Tessaglia. E ha interpretato così, alla luce della poesia di Ovidio, molti di questi gruppi. A me interessa una cosa, che la nave Argo, è una cosa che non è stata notata, è passata sullo stretto di Messina e ha dovuto affrontare, come la nave di Ulisse, l'ira di Scilla, sfuggendo alla fine dopo aver pagato un tributo. Era guidata da Giasone, questa è una ricostruzione moderna, che però rende molto bene la questione del vello d'oro, che qui vediamo. Ora, io qui vedo riproporre il mito di Scilla nella grotta di Sperlonga, con un mito che è completamente diverso e indipendente da quello di Ulisse. Quindi io sono portato a credere che il programma scultoreo, che è unitario, sia stato concepito non solo per gli exempla virtutis, per gli esempi del valore di Ulisse, paradigmatico sicuramente dell'imperatore Tiberio o chiunque dei suoi successori fosse, che si rispecchiava propagandisticamente nell'immagine di Ulisse, ma che qui ci sia anche un fatto centrale della figura di Scilla, perché Scilla è il trait d'union, è il connettivo fra il mito degli Argonauti e il mito di Ulisse. E quindi in questo ambiente acquatico Scilla è stata presa in considerazione
in sé e per sé, per qualche ragione che per noi moderni non è facile capire, ma che era assolutamente intuitiva per chi aveva programmato e concepito il programma scultoreo e per tutti coloro, quei pochi privilegiati, che potevano accedere al triclinio imperiale durante la calura estiva. Lì vedete Bernard André col cappello bianco quando era giovane, e a destra un pezzo trovato nella grotta dove c'è Venere genitrice con Eros, il suo figlioletto che fa impazzire d'amore gli uomini scoccando le famose frecce, che si rifà invece alla pretesa della gente Giulia di Cesare e di Augusto di essere discendente di Venere e di Enea. Però c'è solo questo che secondo André avvalora la contrapposizione fra la grandezza di Ulisse, progenitore dei Claudi, e i Giuli che discendono da Venere, che è richiamata solo da questa lastra. Quindi una contrapposizione, diciamo, politico-diplomatica, che aveva nell'antichità un grande valore propagandistico più di quanto si possa immaginare, fra Augusto e Tiberio. Anche per Augusto gli americani hanno trovato un sosia. Altri studiosi hanno attribuito invece questo programma unitario ad altri imperatori, anzitutto a un successore non proprio immediato ma strettamente imparentato a Tiberio, che è Claudio, l'imperatore Claudio, uno dei grandi imperatori romani che vediamo qui raffigurato. E lo stesso André, che anche, era anche archeologo subacqueo, ha scavato a Pozzuoli, nella parte della città che oggi è sommersa ed è sott'acqua, ma che in età romana era suolo emerso, un ninfeo, un altro di questi di queste grandi strutture delle ville imperiali dove i romani andavano, soprattutto gli imperatori ma anche i senatori, tutta l'aristocrazia dirigente dello Stato andava in vacanza d'estate, e costruivano queste strutture inserite nella roccia dove entrava l'acqua marina e con funzione refrigerante, e lì cenavano. Ecco, vedete che in questo ninfeo vi era una grotta con il mito di Polifemo. Le statue sono state ora trasportate nel museo, il resto è sott'acqua e c'è un vero e proprio museo subacqueo. Guardate la ricostruzione di questo ninfeo dove cenavano, come vedete, sdraiati. Quindi, in effetti, però, il fatto di trovare il motivo di Ulisse in un discendente della famiglia Claudia non è che smentisce l'interpretazione di Andrea, forse la rafforza, ma in effetti bisogna dire che questi miti sono utilizzati spessissimo nella decorazione scultorea delle grandi ville romane. Questa è la villa dell'imperatore Adriano a Tivoli del secondo secolo d.C., non ha più niente a che vedere con quel periodo storico e successivo di più di un secolo, e lì c'è un gruppo scultoreo, eccolo lì, che è sempre quello di Scilla e Ulisse, anche se non ha la straordinaria qualità formale e stilistica di quello di Tiberio Asperlonga. Alla fine io resto convinto che lo scopo della ricerca scientifica, il nuovo scopo e la nuova domanda che ci dobbiamo porre è esattamente questa: il ruolo che la figura di Scilla svolge nell'ambiente marittimo della villa di Tiberio Asperlonga, nell'unire due miti che sono completamente separati l'uno dall'altro e uniti solo da questo fattore, che la nave Argo e la nave di Ulisse entrambe affrontano Scilla e sopravvivono alla sua furia devastante. Questo è, diciamo, se avrò il tempo di occuparmene dopo che andrò in pensione, quasi sicuramente ormai il 1 novembre, questo potrà essere uno dei motivi di cui, diciamo, mi occuperò, il che non toglie che io continuerò a essere presente, nella misura in cui l'età me lo consentirà, nell'università,
che non ho fondato, ma alla cui fondazione ho assistito da ragazzino. Ho visto non solo i Reggini, ma tutta la provincia di Reggio Calabria galvanizzata dalla fondazione di questa università, e poi sono stato uno dei fondatori della facoltà di giurisprudenza, che è stata fondata dal professore Sebastiano Ciccarello, alla cui memoria voglio rivolgere in questa occasione appunto un pensiero, dal professore Antonio Romano, pure lui prematuramente scomparso all'età di neanche 60 anni, forse 60 anni aveva appena fatto, e subito dopo loro due il più anziano ero io. E quindi oggi posso dire di essere stato fra i professori ordinari l'unico superstite, ce n'erano poi altri, Melania Salazar e Pasquale Catanoso, che all'epoca era professore associato. E non nascondo di avere un legame sentimentale, perché con la mia università e anche con la mia città. Non mi ha impedito assolutamente di, come vedete, di rivolgere i miei studi anche fuori di Reggio e fuori dalla Calabria stessa. Mi sono occupato della civiltà greca e dell'impero romano in tutto il continente europeo, nel bacino del Mediterraneo, in Asia e in Africa. Non mi sono limitato, però devo riconoscere che questo legame lo sento ancora di più ora che non vivo in Calabria, e per me è una soddisfazione che un tempo non avevo, quella di poter parlare in dialetto calabrese tornando qui, purtroppo ormai con persone di una certa età, perché i ragazzi non mi capiscono, non capiscono più il dialetto calabrese. Anche in questa ottica ho assunto questo onere, a cui spero di aver restituito l'onore insieme al professore Zimbalatti, della carica di rettore in un frangente sicuramente drammatico, però la qualità della scienza e la corruzione o la criminalità sono entità che non hanno rapporto, nel senso che ci possono essere grandi criminali come gli scienziati tedeschi, a partire da Werner von Braun, che hanno inventato tutto quello che oggi abbiamo di più progredito, dai missili che hanno portato l'uomo sulla Luna, agli elicotteri e agli aerei in reazione. Ebbene, il problema della qualità dell'università non è solo né tanto la questione della corruzione, dei concorsi, eccetera, fenomeno che è europeo, ad eccezione dell'Austria, ma è invece un altro, la qualità formativa. I magistrati dovrebbero occuparsi delle università telematiche che in cambio di rette ben più elevate di quelle statali, e sono private, e non selezionano e consentono di conseguire un titolo di laurea, seppure svalutato di contenuti, nella misura di 100 a 1 rispetto alle università statali. Questo è uno dei problemi fondamentali della ricostruzione di una società come quella italiana, che ha espresso il personal computer, invenzione dell'Olivetti, che oggi non esiste più. La cancelliera tedesca Angela Merkel, nell'accomiatarsi dalla sua carica che ha rivestito così a lungo nel paese dirigente della comunità europea, ha dichiarato: il problema dell'Europa è riconquistare la qualità scientifica per avere di nuovo quella leadership che abbiamo perduto, perché l'Europa non ha avuto mai né petrolio né risorse primarie, ha avuto solo l'intelligenza di saperle sfruttare e di sapere produrre ricerca e qualità nella scienza. Oggi abbiamo perso assolutamente questo, che a lungo è stato un monopolio, e questo è dovuto anche alla pochezza delle università italiane e dei governi che ci devastano da decenni. Dico sempre, ed è un pesantissimo mandato di cui si dovrà fare carico Zimbalatti, che mai
la conferenza dei rettori delle università italiane in 30 anni ha detto una parola contro il fatto che noi possediamo un sistema per cui la selezione di primo anno, il bocciare gli studenti non meritevoli, comporta, lo dico in maniera volgare, non tecnica, una multa per le università che lo fanno. E la nega si chiama diminuzione dell'FFO, del Fondo di Finanziamento Ordinario. È una cosa scandalosa e sconcia, è la negazione della qualità. E il fatto che noi, che siamo enti formativi, come dovrebbe essere la scuola, come la scuola siamo trattati come enti economici. È tutta una distorsione di una ideologia ormai tramontata, ma che lascia i suoi effetti negativi fino ad oggi, e che è nata negli anni 80 e che oggi non è rappresentata in nessun partito politico. È solo l'inerzia, la passività, che fa sì che questo continui a operare negativamente a danno dell'intera società italiana. Un medico che boccia uno studente di primo anno sa che rischia di mettere in crisi economica la propria università. Ecco, questo è quello che dovrebbe essere rappresentato a livello di massa, dico, è quello di cui si dovrebbe occupare anche la magistratura, perché questa è una sorta di mancanza di buonsenso e di follia del sistema. Diciamo che la mia sfiducia nei miei colleghi rettori è molto elevata, però sono da un lato sollevato di non dovermi occupare di questo, ma voglio parlare a uno dei pochi rettori italiani dei quali ho la massima stima, ed è appunto il mio prossimo successore, il console che ha governato, giudicheranno gli altri sebbene o male insieme a me fino a questo momento, e che fra poco resterà solo. Grazie. Ed ora abbiamo organizzato un buffet.